Quindi il tema è governare l'illegalità, è una domanda. E c'è un caso specifico che Carolina Castellano porta, che è il narcotraffico tra Campania e Spagna. Io la ringrazio moltissimo di essere qui e a lei la parola. Grazie a voi per essere qui, prima di tutto. Il tema è in continuità con la lezione precedente, tanto per come dire, introdurre la scelta di questo tema specifico, perché nella lezione precedente Isaia Sales ci ha parlato di uno dei dati costitutivi delle mafie, cioè il fatto di, o meglio, due dati costitutivi delle mafie italiane, che sono quelle di essere legate ai mercati, di essere operatrici dei mercati, sia legali che illegali, e poi un altro dato storico importante è quello di essere, come dire, di svolgere sul territorio, nonché nei mercati legali e illegali in cui operano, un ruolo di ordine, no? Le mafie sono in Campania, come in Sicilia, hanno svolto storicamente un ruolo di ordine come mediatrici dentro i conflitti legati ai mercati illegali, come anche mandanti degli agenti istituzionali dell'ordine costituito. Allora, questo intervento che fa un ragionamento sulle dinamiche connesse al narcotraffico nel caso campano, parte proprio da una domanda. Infatti, il titolo di questo intervento è un titolo dubitativo: si governa l'illegalità? Che cosa succede quando questi aggregati di potere territoriale hanno a che fare con un mercato che ha un impatto così dirompente dal punto di vista della moltiplicazione dei redditi? Quindi quale ruolo ha il narcotraffico dentro la storia delle mafie campane? Perché noi sappiamo che c'è una narrazione, nella storia delle mafie, nello specifico delle mafie campane, al narcotraffico è stato tipicamente attribuito un ruolo di trasformazione della natura dei gruppi, proprio perché l'accesso a questo mercato ha la capacità di moltiplicare i redditi. Le cose stanno proprio così, le trasformazioni avvengono. Quando la trasformazione storica delle camorre è avvenuta al contatto, grazie all'accesso a questo mercato, io affronto in questa lezione, mi sono così organizzata, sono partita da questi interrogativi, quello che ha a che fare con una serie di stereotipi legati alla storia del rapporto mafie-narcotraffico. E li ho applicati al caso Campano attraverso la lettura di alcuni casi studio che sono esclusivamente legati alle mafie campane, quindi non parlerò delle mafie straniere. Intanto partiamo da quei due dati costitutivi di cui ci ha parlato Sales, cioè intanto da quello delle mafie come operatrici di mercati legali e illegali con funzioni di ordine, no? Nella storia novecentesca della mafia siciliana, che è quella che conosciamo meglio, cioè nella storia di quel ponte siculo-americano su cui si è costruito il potere di Cosa Nostra, la droga era presente, diciamo, è presente fin dagli anni 20, cioè dentro le rotte commerciali di agroalimentari che i mafiosi siciliani esportano verso gli Stati Uniti fin dagli anni 20, c'è sempre il contrabbando, soprattutto di oppio. E che cosa succede? Succede che nel mercato americano c'è un'esplosione di consumi, soprattutto nella seconda metà, nel secondo dopoguerra, un'esplosione di consumi di narcotici illegali che fa alzare moltissimo il livello di diffidenza, la paura sociale, l'allarme sociale nei confronti del mercato dei narcotici. E dentro questo aumento dell'allarme sociale
cresce la repressione, l'attenzione verso i gruppi criminali di origine siciliana, cresce, diciamo, il livello della repressione e anche l'attenzione politica verso, verso l'esistenza di gruppi di criminalità organizzata. Insomma, sono gli anni, quelli del secondo dopoguerra, in cui si forma veramente tutta una scuola di studi politici, di studi sociologici su quello che è il crimine organizzato. E dentro si formano, si forma, diciamo, anche si alza il livello della repressione, e a questo i mafiosi protagonisti dei gruppi siculoamericano rispondono con un, diciamo, anche con un topos autolegittimante molto forte, cioè anche nei dialoghi, come dire, negli scambi interni di quegli anni, anche nelle intercettazioni dei dialoghi tra grandi vertici, diciamo tra i vertici di grandi famiglie di Cosa Nostra, comincia a emergere il topos del divieto interno di avere a che di sporcarsi le mani con la droga. In sostanza, come dire, vi sintetizzo molto quello che gli storici della mafia americana, della mafia siculoamericana ci hanno raccontato, emerge in connessione con l'aumento del livello della repressione negli Stati Uniti nel secondo dopoguerra, emerge un topos del divieto interno che è proprio conseguenziale all'aumento dell'allarme sociale dovuto all'espansione del narcotraffico, anzi all'espansione dei consumi di narcotici. E questo topos ha una funzione forte, che non è soltanto quella, come dire, semplicemente autorappresentativa, ma è proprio una ricaduta organizzativa sul tipo, diciamo, di rapporti interni alla mafia. Perché ha una ricaduta forte? Perché quello che succede è che tra gli anni 60 e gli anni 70, cioè quando si espandono i mercati, soprattutto quello dell'eroina, quando si espandono i consumi, scusate, di eroina negli Stati Uniti d'America, l'operazione che fanno i vertici di Cosa Nostra tra la Sicilia e l'America è quella di assegnare la specializzazione nel narcotraffico alle famiglie più marginali dal punto di vista del potere politico interno alla commissione. Cioè sono le famiglie degli Inzerillo, dei Bontade, lo stesso Buscetta, che poi è un po', come dire, la cartina di tornasole della forza simbolica di questo topos del divieto interno. È la cartina di tornasole perché poi quando si presenta, si costituisce, quando comincia la sua lunga confessione a Falcone, Buscetta negherà sempre, nonostante, diciamo, Falcone gli presenti le prove schiaccianti della sua partecipazione al narcotraffico, negherà sempre di avere partecipato al narcotraffico. Allora, questo topos, questo stereotipo, che potrebbe sembrare, come dire, una cosa che lascia il tempo che trova, una regola che viene esplicitata, viene rivendicata, ma viene applicata ben poco, una regola che troviamo nelle conversazioni che si scambiano i capi della grande famiglia dei Lucchese. Lucchese dagli anni 20 hanno cominciato a importare cocaina e eroina negli Stati Uniti, eppure negli anni 60 tra di loro si dicono: noi con queste cose non vogliamo avere a che fare perché ci sono gli sbirri, perché adesso i politici ci stanno addosso, perché dicono che i mafiosi sono tutti narcotrafficanti. Ecco, la ricaduta qual è? La ricaduta, diciamo molto banale, in maniera molto stringata, è la scissione dei rami interni a Cosa Nostra. C'è il narcotraffico e poi ci sono quelli che sono politicamente potenti, che sono i corleonesi, che sferrano poi un attacco decisivo a un settore, ai protagonisti di un settore, appunto i Bontade, Inzerillo, lo stesso Buscetta, che è un settore per sua stessa natura ingovernabile. Ecco perché, come dire, la formula, il titolo di questo intervento è una formula dubitativa. Allora, questo era, diciamo, semplicemente una introduzione al ragionamento che voglio fare oggi. Intanto
non è soltanto un'interdizione teorica, perché noi sappiamo che le vicende della mafia siciliana hanno avuto una conseguenza, un riverbero diretto sulle vicende della criminalità campana, che è stata per così dire colonizzata negli anni 60 in seguito al conflitto per il controllo del mercato del contrabbando di sigarette, no? E sappiamo anche che questo mercato, il mercato appunto del contrabbando di sigarette, è stato il grande affare che ha trasformato, quello sì, la potenza economica e la potenza criminale dei gruppi campani. Ancora nel 77, quindi quando si era chiusa la grande guerra tra Cosa Nostra e i marsigliesi, e quando i gruppi dei grandi contrabbandieri napoletani e della provincia erano stati in qualche modo legalizzati a Cosa Nostra, quindi Zaza, Nuvoletta, Bardellino. Ancora alla fine di quel decennio, il volume di affari soltanto del gruppo Zaza era di 500 miliardi, mentre il mercato dell'eroina in Campania negli stessi anni era di 111 miliardi e 400 milioni di lire, no? All'inizio degli anni 80. Cioè, ci sono ancora, cioè, comparando l'impatto economico che ha avuto, la crescita economica che i clan hanno avuto con l'affare del contrabbando, ci rendiamo conto di quanto la droga abbia rappresentato un mercato di trasformazione minore, no? Di trasformazione economica, un propulsore economico certamente di impatto minore del contrabbando. Il volume di affari offerto dal contrabbando appunto è talmente notevole che è intorno al contrabbando che scoppia il grande conflitto con la nuova camorra organizzata. La cosa notevole però è che nonostante sia stato proprio, anche a voler comparare i volumi di affari realizzati con il contrabbando e quelli della droga, sia stato abbia avuto un impatto molto maggiore il contrabbando, tuttavia anche dentro la narrazione della storia delle camorre campane, il topos, diciamo il valore, il portato simbolico negativo del narcotraffico è fortissimo. C'è stata, secondo Sales, c'è stata una forte inclinazione del rapporto consensuale che circondava i clan del centro storico cittadino nel momento in cui si hanno i primi morti per overdose di eroina a Napoli o in Campania. In quel momento, come dire, c'è il rischio che si rompa lo storico legame, diciamo così, quello che secondo Sales è uno storico legame tra la plebe urbana e i clan locali. Ed è notevole che ancora oggi, nelle parole, ad esempio nel racconto di vita dei fratelli Giuliano, che sono diventati collaboratori di giustizia all'inizio degli anni 2000, ritorni la simbologia negativa del narcotraffico e in particolare dell'eroina come elemento disgregante, come elemento che interrompe uno storico legame di fiducia tra il capoclan, che è rappresentante di un ordine tradizionale, che nel caso della Camorra Campana è un rappresentante di un ordine tradizionale con una capacità di distribuire risorse reddituali, di farsi amministratore di un welfare popolare attraverso appunto il contrabbando. Emerge insomma nella autorappresentazione dei capi, e la troviamo un po' in diverse fonti, la troviamo nelle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia come per esempio Salvatore Giuliano, la troviamo in fonti come la biografia di Ciro Mazzarella, no? Che è una biografia recentissima, è comparsa 2 anni fa,
ed è tutta giocata sul racconto eroico del grande contrabbandiere, mettendo completamente da parte tutto l'enorme ruolo che Ciro Mazzarella e la sua famiglia hanno avuto nel campo del narcotraffico. La famiglia di Ciro Mazzarella, non ce lo dimentichiamo, è la grande protettrice, è la grande tutrice del clan Zazo Zaza, che opera a Fuorigrotta e che a Fuorigrotta gestisce il racket e si fa, ed è anche un grande broker di cocaina. Sentiamo le parole di Salvatore Giuliano. Salvatore Giuliano, intervistato in qualità di, appunto, di collaboratore di giustizia, dice proprio, descrive la storia della sua famiglia, che è una famiglia storica, lo sappiamo, risalente, con un fronte parentale vastissimo, perché lui ha 10 figli, suo padre, lui ha 10 fratelli e suo padre ne aveva altrettanti. E rappresenta questa famiglia tutta la storia canonica della camorra urbana, che comincia come? Comincia con l'affermazione del racket, con l'imposizione del racket nel mercato legale, cioè nell'attività dei servizi, no? Lui dice: il mio nonno faceva il guappo nel mestiere delle carrozze. E questo era il vero, ed era un vero camorrista, perché cosa faceva? Sfruttava un'attività legale. Non solo, ma il ruolo di guappo è stato poi, si è poi ampliato di un ruolo di welfare nel secondo dopoguerra, quando Giuliano sono diventati i protagonisti dell'industria del contrabbando. E perché vi cito queste parole, questo racconto? Perché la cosa interessante che colpisce è che, in primo luogo, Giuliano cita quasi letteralmente il testo di un vecchio manifesto che a fine degli anni 70 il collettivo dei contrabbandieri napoletani aveva presentato al Ministero dell'Interno, in cui si diceva: a Napoli 5.000 famiglie campano con il contrabbando e con il contrabbando si campa a stento, ma si campa, insomma, rivendicando la tolleranza delle attività delle autorità della repressione, no? C'è quindi un modulo, uno stereotipo della welfare legato al contrabbando, quindi legato ad un'attività illegale che è stata un mercato, che è stata un fattore di propulsione potentissimo per la potenza criminale dei clan campani, e che però ha una simbologia positiva ancora molto potente. E il secondo fattore interessante è che nel racconto di Salvatore Giuliano il momento della rottura di questo ruolo buono del guappo, diciamo, del guappo di quartiere, che esercita una funzione, diciamo, di tutore dell'ordine e dispensa lavoro, il momento della rottura di questo ruolo è l'avvento del narcotraffico, perché lui dice: il mio padre diceva sempre: chi tocca la droga è il demonio, la droga è il demonio in persona, chi la tocca si perde. E poi passa a raccontare le storie concrete, diciamo, da questa narrazione mitica passa a raccontare le storie concrete di come funziona il narcotraffico Napoli, diciamo, nel centro di Napoli, quindi a Forcella. Due parole su come funziona il narcotraffico. Intanto lui racconta, Giuliano racconta, che sono stati a lungo da Forcella sono stati allontanati gli eroinomani, sono stati anche gambizzati dai suoi stessi fratelli, gli spacciatori minuti di eroina, perché l'eroina rappresenta appunto la sostanza che mette a rischio i legami comunitari, e naturalmente con questi mette a rischio anche il ruolo fondamentale di tutori dell'ordine svolto dai guappi di quartieri, secondo questa narrazione mitica, perché l'eroina, noi lo sappiamo, ha avuto una, diciamo, ha incrinato molto la legittimazione locale del potere camorrista. Giuliano racconta: noi sparavamo nelle gambe a chi spacciava l'eroina nel quartiere, e fa il nome di uno spacciatore la cui famiglia
si ritrova dentro le inchieste aperte negli anni 2000. In altre parole, racconta, diciamo, dal passaggio, dal racconto di vita, quindi dalla testimonianza spontanea raccolta dagli intervistatori all'inchiesta vera e propria, noi ritroviamo la continuità degli operatori dello spaccio al minuto che operano nel quartiere storico nonostante il divieto dei clan, che si beccano diciamo, gli spari nelle gambe, ma che continuano perché hanno una specializzazione familiare dentro questo settore dei mercati illegali. Lo spacciatore al minuto nominato da Giuliano, un tale Perez, è soltanto uno di diversi esponenti di gruppi familiari che hanno una residenza storica nel quartiere di Forcella, che hanno una specializzazione ventennale, trentennale dentro lo spaccio al minuto e che attraversano tutta la storia dello spaccio dal divieto, dagli anni del divieto, i primi anni 80, e Giuliano, diciamo, accedono al narco, al ammettono il narcotraffico, lo spaccio di eroina nel proprio quartiere a partire dalla fine degli anni 80, non solo lo ammettono, ma ovviamente lo gestiscono, perché cosa fanno? Si mettono d'accordo con l'alleanza di Secondigliano, impongono la fornitura agli spacciatori locali e impongono ovviamente anche una tassazione proporzionale alle vendite, no? Quindi c'è una percentuale misurata sul volume di affari che gli spacciatori devono pagare ai clan. Quindi dagli anni 80 c'è questo dominio, questa apertura allo spaccio di eroina, e attraverso attraverso tutto il quindicennio che porta poi alla fine del dominio giuliano, quindi fine degli anni 90, c'è una continuità sostanziale anche quando quando il clan cade, no? Quando a Giuliano succede il gruppo Misto Mazzarella. Ci sono quindi gruppi familiari stanziali soggetti ad un potere criminale, ma parzialmente, diciamo, in grado di muoversi su questo mercato, nonostante i divieti, nonostante il passaggio di consegne da un clan all'altro, e che passano quindi dal regime dei Giuliano a quello di Mazzarella. Intanto i Mazzarella, quando succedono ai Giuliano, cambiano anche le modalità dello spaccio al minuto. Cambiano perché in qualche modo si fanno forti dell'esperienza che Di Lauro intanto aveva praticato a Secondigliano, cioè cosa fanno? Prima di tutto a modo loro liberalizzano il mercato, cioè rinunciano a prendere quella quota sulla percentuale di vendita e impongono le proprie forniture, ma agiscono, diciamo, come locatori della piazza, cioè si fanno dare un fisso al mese. Non solo si fanno dare un fisso al mese, quindi come dire, aprono ai capipiazza la possibilità di crescere economicamente, no? Quindi non taglieggiano a seconda della quota di venduto, ma fanno anche un'altra operazione, cioè stratificano ancora una volta lo spaccio, perché individuano dei gestori per settore merceologico, quindi cocaina, hashish, eroina, i quali hanno il compito di rifornire le piazze, di farsi dare le quote mensili e di portare soldi al vertice, di rifornire le piazze. Quindi anche qui i gestori, diciamo, hanno una limitata libertà, possibilità di arricchirsi. Per esempio quelli che forniscono le piazze con i narcotici puri riescono ad arricchirsi, cioè, come dire, aprono la possibilità ai broker, a quelli che hanno capacità di brokeraggio, di fare tanti soldi, perché appunto riescono ad avere
il broker riesce ad avere un canale di importazione privilegiato, riesce a vendere i narcotici migliori e fa arricchire il suo cliente, si arricchisce anche lui e poi paga una quota mensile al clan per poter gestire tutte queste operazioni. Non è certamente un mercato semplice, è un mercato molto complesso. C'è il caso per esempio di Gabriele Canfrancescone, che era un broker di Giuliano e che poi passa a Mazzarella, il quale a un certo punto gestisce la cocaina per i Mazzarella e paga 30.000 euro al mese per fare questo gioco, cioè rifornire le piazze, prendere le quote, portarle ai Mazzarella e arricchirsi su quello che vende. A un certo punto non ce la fa più, perché non ce la fa a versare i 30.000 euro al mese a Mazzarella, e allora gli chiede al capo, a Vincenzo Mazzarella, di poter avere solo una piazza, cioè di poter agire come gestore di piazza. Perché vi racconto questo? Perché ancora una volta ci troviamo di fronte a un capo potentissimo che è Vincenzo Mazzarella, ha un mercato sicuramente attraversato da violenza e da rapporti verticistici intensi, oppressivi, totalizzanti. Se sfogliamo le inchieste, l'inchiesta di Piazza Pulita, tanto per fare un esempio, vedremo che in una sola giornata intercorrono anche 30 telefonate, no? Tra il piazzista, il capo piazza e i suoi spacciatori. Quindi sono rapporti veramente totalizzanti. Eppure, nonostante questo, ci sono possibilità di contrattare, ci sono possibilità di muoversi in questi spazi di un mercato illegale che è certamente sottoposto a violenza fortissima, ma non possiamo dire che sia veramente governato, perché è poco perché è difficile, per esempio, perché è difficilmente tipizzabile secondo i tratti, come dire, quelli organizzativi, no? Che un economista potrebbe collocare nella divisione dei compiti e dei ruoli di un'impresa. C'è quindi una stratificazione forte, che è tanto più forte in quanto dobbiamo inserire anche l'elemento giudiziario, no? Il capo vuole ovviamente difendersi dalla possibilità di essere indagato per narcotraffico, così come appunto è successo per esempio a Paolo Di Lauro. Le prime imputazioni sono proprio per narcotraffico, e quindi tende a differenziare, a stratificare i livelli della gestione dei narcotici. Non solo, ma è un mercato dove ci si arricchisce e dove fortissima è la reazione violenta del capo clan rispetto alla possibilità che gli emergenti, che la fiducia, il legame di fiducia esclusiva tra il capo e gli emergenti possa essere incrinata dalla crescita economica. E l'omicidio Bove è la dimostrazione di tutto questo, no? Bove è colui che a Forcella rappresenta il vertice di tutti i diversi settori merceologici del narcotraffico, è come in qualche modo il delfino di Vincenzo Mazzarella nel quartiere, è legato per via parentale a Giuliano perché è il compagno di Anna, cioè una delle sorelle, una degli 11 fratelli Giuliano, e nel 2005 viene ucciso in maniera efferata proprio perché sta crescendo troppo. Questo modello di gestione dello spaccio al minuto è molto simile, dicevo, al modello che Di Lauro ha inaugurato a Secondigliano, perché anche lì Di Lauro fa una cosa molto innovativa dal punto di vista commerciale, ed è stato lui che ha inaugurato questo sistema. Cioè Di Lauro agisce sulla piazza, sul territorio, e questo è un sistema che lui comincia a elaborare durante gli anni Ottanta, quindi durante un decennio che è stato cruciale non soltanto per gli equilibri
criminali campani, perché è il decennio che si apre con la grande guerra siciliana che si ripercuote, come sappiamo, dentro gli equilibri criminali campani. Ma è anche un decennio cruciale per la trasformazione, come dire, sociale della Campania, perché è il decennio in cui comincia appunto la trasformazione edilizia della cintura urbana, e queste sono storie note. Allora, il modello innovativo dal punto di vista commerciale che Di Lauro ha inaugurato è stato quello della, diciamo, dell'azione, diciamo, Di Lauro agisce commercialmente con dimensione molteplice, perché è un grande grossista. Anche lui si avvale dell'opera di un broker intraprendente e coraggiosissimo come Raffaele Amato, no? Che è uno che entra direttamente in contatto con i produttori di cocaina colombiani. Addirittura si presta a fare da ostaggio per garantire il pagamento delle prime partite di cocaina. Quindi è uno che riesce a aprire canali diretti con i produttori, lo fa anche con i produttori diciamo, e trafficanti marocchini di hashish, e quindi a aprire la via a forniture a prezzi concorrenziali e di ottima qualità. Quindi Di Lauro riesce a fare da grossista, cioè colui che porta all'ingrosso la merce, agisce come spacciatore al minuto perché governa direttamente le piazze di spaccio, e poi che cosa fa? Agisce anche come si potrebbe dire, come locatore, cioè apre nuove piazze di spaccio e le mette in affitto. Anche qui, come vi dicevo, la cosa, diciamo, l'innovazione sta nell'aver rinunciato a speculare sul guadagno, sulle quote di mercato di chi vende. Lui chiede una quota fissa che è quella, e lascia liberi di arricchirsi i propri clienti. Quindi abbiamo, come dire, un mercato che sicuramente è cambiato, che si è in qualche modo liberalizzato, che si è avvalso, nel caso di Di Lauro, sicuramente, anche della specializzazione commerciale che Di Lauro ha nella sua formazione. Di Lauro, lo sappiamo, viene dall'attività di magliaro, oltre che di contrabbandiere, che è l'attività che era del suo padrino, La Monica, Aniello La Monica. E per inciso va detta, diciamo, va notata anche una cosa nel momento in cui ci occupiamo delle dinamiche del narcotraffico in Campania. I grandi narratori di queste storie, in primis i giornalisti che sono anche, come dire, gli interpreti delle inchieste, del materiale conoscitivo prodotto dalle forze dell'ordine, e che hanno ricostruito in maniera esemplare, diciamo, in maniera magistrale queste storie, fanno però ricorso sempre ai vecchi moduli narrativi, no? Pensate per esempio come un libro molto ben fatto come L'impero della Camorra di De Meo cominci proprio con una scena che sembra ricalcata sulla trama del padrino di Mario Puzo, cioè il vecchio padrino, Aniello La Monica, che nell'82 viene ucciso dai suoi delfini. Perché? Perché non vuole, perché si sottrae alla spinta prepotente del mercato del narcotraffico che avanza, che rappresenta il nuovo, no? Aniello La Monica, dentro questa, viene insomma raccontato come il padrino vecchio modello. Di Meo utilizza proprio queste parole. Perché io mi soffermo su questo dettaglio? Perché non si tratta, non tanto perché, diciamo, per un gusto, diciamo, di letterario, per un gusto, o per voler smentire una narrazione che è parziale, perché quella narrazione non è affatto parziale, è molto ben costruita, ma per segnalare semplicemente una cosa, che gli stereotipi riguardo al narcotraffico ci impediscono di
di vedere, diciamo, di vedere altre dinamiche che pure quella narrazione ci mette sotto gli occhi. E sto parlando, per esempio, del fatto che anche in Campania c'è stata sicuramente, riguardo al narcotraffico, una volontà centralizzatrice, una volontà, come dire, di direttivo che è partita dall'epicentro della camorra mafizzata, cioè da Marano, perché il referente diretto di Paolo Di Lauro nell'operazione di eliminazione di Agnello La Monica all'imbocco del decennio degli anni Ottanta, quindi non ci dimentichiamo che siamo, Agnello La Monica viene ucciso nell'82, no? Quindi siamo ancora nei decenni in cui è attiva la nuova camorra organizzata ed è ancora in corso una competizione nel campo del settore che vi dicevo prima, cioè quello del contrabbando, che è stato il grande affare di quegli anni. Quindi è vero, sì, che c'è una volontà di fare fuori il padrino, di fare fuori il vecchio capo nel nome di una, diciamo, di un'ansia di crescita economica da parte di Lauro e dei suoi sodali. Però è anche vero che non possiamo certamente dire che Agnello La Monica sia morto, sia stato fatto fuori semplicemente perché non voleva far entrare la droga a Secondigliano. Non è, come dire, un movente che regge nel racconto degli equilibri di criminali di quegli anni. E ancora, io ho parlato diciamo, nel titolo avevo accennato appunto alla Campania e alla Spagna, perché ancora quello che ci interessa quando parliamo di questo settore dell'illegalità è il rapporto tra il territorio e il potere criminale, quindi il modo in cui attraverso il narcotraffico si esplica il potere criminale dei clan e trasforma il territorio, e c'è da dire che in questo rapporto, diciamo, nella capacità di nel rapporto tra il clan e il narcotraffico c'entra anche la colonizzazione dei territori, che è colonizzazione interna prima ancora che esterna. Che cosa voglio dire? Voglio dire, per esempio, che nell'espansione del mercato dei narcotici in Campania ha avuto un ruolo importantissimo non tanto l'emersione del nuovo, il conflitto tra i delfini giovani e il vecchio padrino, ma un fattore completamente esterno, potremmo dire, agli equilibri criminali, e cioè il cambiamento proprio della geografia sociale. Si pensi a quanto l'edilizia popolare post-sismica ha rappresentato territorio di colonizzazione per i clan, no? Ci sono inchieste recenti che ci raccontano, per esempio, le modalità con cui i Mazzarella cercano di espandersi nei quartieri di edilizia popolare post-sismica di Marigliano, no? Tanto per dire, quindi una zona che dal punto di vista degli equilibri criminali è una zona che rimane vuota dopo la disgregazione del clan Alfieri, no? Perché il referente criminale di Marigliano è Autorino, quindi è un alfieriano. Allora lì che cosa fanno fin dagli anni 90 i Mazzarella? Mandano i propri gregari dentro i quartieri di edilizia popolare che fin dall'inizio vengono in buona parte colonizzati dagli abusivi napoletani, che sono abusivi mandati da Mazzarella e che occupano i nuovi quartieri di edilizia popolare proprio attraverso il narcotraffico. Ultimo pezzetto, io non so quanto tempo.
Ultimo pezzetto, ancora appunto la colonizzazione, no? L'ultimo interrogativo su cui volevo ragionare attraverso, diciamo, questo volo, questo movimento a tappe un po' sul territorio o assalti sul territorio campano dal centro cittadino alla periferia, alla cintura metropolitana, l'ultimo pezzo della colonizzazione è ovviamente quello internazionale, no? La Spagna. La Spagna è il territorio della colonizzazione delle camorre campane, ma non lo è da oggi, se pensiamo che Bardellino è stato arrestato a Barcellona nell'83, no? Quindi è il territorio tradizionale a cui guardano i clan campani ed è un territorio che intensifica il proprio rapporto con la Campania quando la internazionalizzazione delle reti commerciali, ricordiamocelo, le reti commerciali che non sono soltanto reti dell'illegalità o che sono comunque reti, come dire, ai margini tra legale e illegale, no? Non sono soltanto le reti del narcotraffico che hanno portato alla proiezione internazionale i gruppi commerciali e criminali campani, sono anche le reti dei magliari, no? Allora, queste reti, questo rapporto con la Spagna si intensifica grazie alle innovazioni del sistema e alla espansione del mercato del narcotraffico. Allora, per capire che cosa succede quando si diventa spagnoli, quando il camorrista o anche il broker di camorra comincia a intensificare il proprio rapporto con il territorio internazionale, consideriamo un caso, torniamo ancora una volta all'epicentro della camorra mafizzata, che è quello appunto di Marano. L'epicentro, cioè il territorio, cioè dove assistiamo un po' alla Marano è raccontato ed è il territorio il territorio mafioso, no? Il comune mafioso dove la droga non entra, dove il capo, il vertice criminale che rappresenta un grandissimo potere economico, ha costruito quel proprio potere economico anche attraverso il narcotraffico, ovviamente collegandosi al grande agente del narcotraffico che è Cosa Nostra. Ed è la cittadina dove la droga non entra fino agli anni 90, cioè fino a quando gli equilibri criminali della città cominciano a cambiare, perché i fratelli Nuvoletta si ritirano in qualche modo dalla scena e lasciano emergere un clan, una gemmazione per così dire, cioè un clan nuovo aggregatosi intorno a un protagonista del gruppo di fuoco, di Lorenzo Nuvoletta, che è un giovane emergente, Giuseppe Polverino, il quale appunto emerge dal punto di vista criminale grazie al suo ruolo di killer, che emerge anche dal punto di vista imprenditoriale appoggiandosi alle reti aziendali, al potere economico di Nuvoletta, che costituisce, diciamo, che in qualche modo si espande economicamente nel comune di Quarto, con il quale ha rapporti anche privilegiati dal punto di vista politico-amministrativo, e che negli anni 90, gruppo appunto gemmato dal clan Nuvoletta, cresciuto all'ombra del potere di Nuvoletta, che emerge negli anni 90 e che negli anni 90 comincia a investire sui traffici di droga. Comincia a investire sui traffici di droga e, secondo appunto quello che comincia a farlo in segreto attraverso anche qui c'è una figura cruciale per la crescita di questi gruppi che si legano
diciamo, che crescono nel narcotraffico, che è quella del broker, cioè di quello che è capace di andare, di stabilire connessioni dirette con i produttori, i trafficanti. Nel caso di questo nuovo boss di Marano, che ha un proprio feudo a Quarto, un proprio feudo che ha costruito attraverso le proprie relazioni il ceto amministrativo locale, in questo caso c'è una figura, diciamo, marginale, o una figura dell'area di relazione del boss Nuvoletta, che viene in contatto con il nuovo boss Polverino e gli propone l'affare dell'hashish, perché questo soggetto ha cominciato a fare, tramite, quasi per caso, ha cominciato a fare i primi viaggi dell'hashish, ha cominciato a importare hashish e ha visto che si può fare, che l'affare è redditizio, nonostante l'hashish sia una droga merceologicamente poco appetibile, perché è ingombrante, perché non ha lo stesso valore della cocaina, ma rende, e propone l'affare al boss. E a questo punto, questo io ve lo racconto attraverso le intercettazioni dei membri, diciamo, attraverso le intercettazioni ambientali raccolte dagli inquirenti, perché nelle intercettazioni ambientali che cosa dicono gli osservatori di questa crescita criminale? Dicono loro la malavita, questi sono gli ex nuvolettiani che parlano del nuovo boss Polverino, dicono loro la malavita la stanno facendo bene, lo stanno facendo, stanno crescendo e si sono fatti forza sopra i soldi, con i soldi hanno comprato l'amicizia e con i soldi hanno comprato anche il fumo si prende con il cash, e con il cash si fanno le amicizie. Questo cosa vuol dire? Che appunto si comincia a puntare sul narcotraffico come grande moltiplicatore, come grande moltiplicatore di reddito, cioè, e che a quanto sembra non è da questo settore che cresce la potenza economica ex novo, come dire, del gruppo, ma che c'è un disegno anche qui che si realizza attraverso la presenza di un canale privilegiato con la Spagna. Il boss quindi comincia a finanziare i viaggi dell'hashish e il suo broker, che ha con lui un legame fortissimo, perché viene da un contesto fortemente condizionato dalla presenza di Nuvoletta, quindi dalla presenza di una figura carismatica alla quale lui racconta di essere stato molto legato fin da bambino, anche se, come dire, questo broker, questo narcotrafficante non è mai stato nel gruppo di fuoco di Nuvoletta, lo ha sempre guardato da lontano, lo ha guardato quando il boss ha trascorso un periodo di latitanza nelle campagne di proprietà di suo nonno, quindi ha avuto il privilegio di avvicinarsi a lui. E grazie a questo privilegio, nel momento in cui comincia a fare i primi viaggi dell'hashish, si sente autorizzato a presentarsi al boss emergente, che è un beniamino dei Nuvoletta, che è un figlioccio dei Nuvoletta, anche grazie a un altro dato importante, che sia questo broker che il nuovo boss Polverino condividono l'appartenenza allo stesso milieu commerciale, che è quello dei macellai. Polverino, come la famiglia di questo, diciamo, di questo imprenditore del narcotraffico, vengono dall'attività della macelleria. Insomma, si crea un imprenditore individuale dell'hashish che cura
il narcotraffico che cura l'importazione in maniera, dal punto di vista imprenditoriale, eccellente, perché che cosa fa? Intanto si lega a seguito di un soggiorno in carcere in Spagna, si lega ad un produttore narcotrafficante marocchino e entra quindi in contatto direttamente con i marocchini, va in Marocco e capisce che l'esigenza di questi produttori che fanno anche il narcotraffico è quella logistica, e allora si fa così, si fa finanziare dal boss l'acquisto di un motoscafo, offre in sostanza al marocchino i passaggi dal Marocco alla costa spagnola e dalla costa spagnola alla Francia, e in cambio ottiene il 30% dei suoi carichi gratis. Questo gli consente nel corso degli anni 90 di tagliarsi una fetta di mercato importantissima in Campania, e gli consente anche di crescere dal punto di vista, come dire, della sua autonomia imprenditoriale rispetto al clan. Il clan quindi fa affari con l'hashish, e il nostro narcotrafficante se ne allontana sempre di più. La potenza criminale dei Polverino cresce la loro forza criminale, i Polverino cominciano, come dire, a fare pressione anche nell'area del Vomero Alto, cominciano a fare i primi scontri con i Capasso nel Vomero Alto, insomma cominciano a diventare un gruppo di fuoco forte. E il nostro, l'attore invece principale del narcotraffico rimane in Spagna, da lì cura i rapporti commerciali con Marano e con Quarto, e lo fa però alla distanza. Lo fa alla distanza perché lui è un elemento esterno al gruppo che si è stretto intorno al boss emergente. E lo fa alla distanza tanto più in quanto a un certo punto il boss emergente viene arrestato alla fine degli anni 90 e si fa un pezzo di detenzione che poi diventa soggiorno obbligato fino all'inizio degli anni 2000, e quindi lui, il narcotrafficante, non si sente al sicuro a Marano. Cioè a Marano lascia la famiglia, cerca di far, lui agisce dalla Spagna, e agisce in maniera, in un modo che, come dire, fa prosperare anche gli altri membri del clan, perché ci dobbiamo ricordare che le rotte del narcotraffico funzionano anche qui attraverso una modalità di finanziamento che è ereditata dalle modalità di finanziamento che erano del contrabbando, e cioè quello delle puntate, cioè quello della, diciamo così, della borsa valori dei narcotici illegali. In questo anche Paolo Di Lauro è stato, come dire, un grande innovatore, perché i viaggi di droga si finanziano, i grandi viaggi di droga si finanziano chiamando i capitali dei grandi boss, delle grandi famiglie mafiose, le quali puntano, cioè comprano una quota di carico rischiando capitali grossi e ricevendone in ritorno profitti che sono molto alti, che sono pari al rischio che hanno corso, perché una partita di droga può essere rischia di essere intercettata, sequestrata e quindi perduta. Allora, con questo gioco, con il gioco delle puntate, si comprano, come dicevano quei due camorristi che abbiamo citato prima, si comprano le amicizie, perché con i viaggi di droga, con le puntate, con la borsa valori del narcotico si fanno arricchire i boss. E il nostro broker fa arricchire il suo gruppo, perché il mercato delle puntate funziona con un'apertura ai gruppi, come dire, confinanti, per ragioni evidentemente di equilibri criminali, ma funziona anche con una rigida divisione delle quote commisurata alla gerarchia interna del clan, e quindi i capi, i vertici, hanno la possibilità di puntare di più dei sottocapi e così via. E però, dicevamo, tutto questo funziona secondo un equilibrio che è giocato proprio sull'asse Marano-Spagna, in cui assistiamo a una
a un isolamento dell'imprenditore, del broker. Un isolamento che poi si rompe quando il boss, durante il soggiorno obbligato, scappa a metà degli anni 2000 e lo raggiunge appunto in Spagna. Comincia la latitanza. Allora, anche questo è un tema dentro la storia, dentro le dinamiche del narcotraffico campano, è un tema importante, interessante, quello cioè del rapporto tra il latitante oppure lo scissionista, colui che vuole allontanarsi per attaccare, e la Spagna, e il territorio internazionale, perché ovviamente la latitanza del capo in Spagna cambia molto gli equilibri del gruppo. Quello che è successo nel gruppo Polverino è proprio una progressiva erosione di questo fragile equilibrio che si era stabilito tra Marano e la Spagna, tra Marano IV e la Spagna, perché il boss si unisce al suo sodale, che è un narcotrafficante, ma che è marginale rispetto al potere criminale armato del gruppo, anche se poi, nella sua vicenda giudiziaria, quest'uomo è stato inquisito per associazione, di stampo mafioso, perché ha evidentemente delle responsabilità criminali molto pesanti, ha partecipato alle decisioni del gruppo, però non è un membro del gruppo di fuoco. E quello che succede è che il gruppo di fuoco si sposta progressivamente verso la Spagna perché segue il capo. Allora, nella colonizzazione, nel processo di colonizzazione che peraltro i Polverino hanno intrapreso già durante tutto il corso degli anni 90, associandosi alla colonizzazione già intrapresa dai Nuvoletta, per esempio a Tenerife, no? Addirittura a Tenerife c'è il rappresentante legale e imprenditoriale del gruppo Nuvoletta che ha tentato addirittura di presentarsi nelle liste del Partito Popolare, perché evidentemente c'era un corso, una strategia proprio di colonizzazione anche amministrativa del territorio. Allora, il gruppo di fuoco segue il boss latitante progressivamente in Spagna e comincia a intervenire nella gestione della linea del traffico. Ed è qui che gli equilibri si rompono definitivamente, perché cominciano i contrasti. Cioè, intanto viene messa in discussione la caratura criminale dell'agente principale del traffico di hashish, che è appunto il primo arrivato in Spagna, il quale viene in qualche modo messo in un angolo, viene anzi addirittura minacciato, e viene costretto a dividere la gestione proprio dal punto di vista dei rapporti con il Marocco, dal punto di vista dell'organizzazione delle paranze, con gli altri capi che sono membri del gruppo di fuoco. Da questo suo isolamento cominciano le prime incrinature. Quindi la pressione delle attività inquirenti che si è anche, diciamo, che, si avva, che, si è, che è stata più che cresciuta grazie al fatto che intanto anche le autorità inquirenti spagnole hanno cominciato ad alzare la guardia in qualche modo, cresce la prima maglia di questa catena commerciale e criminale che si rompe è proprio quella più debole, quindi quella rappresentata dal broker, che è il primo a essere arrestato ed è il primo a pentirsi, e da lì cominciano gli arresti a catena. Allora, qui io chiudo, anche se una conclusione non c'è, ci sono soltanto c'è soltanto una casistica che ha cercato di collegare alcuni aspetti rilevanti, secondo me interessanti, del rapporto tra il potere criminale territoriale e questo ramo dell'illegalità,
che ha capacità, diciamo, di propulsione, di moltiplicazione reddituale certamente molto alte, e che presenta però una complessità, che presenta delle incognite che non si esauriscono quando si parla, per esempio, del monopolio mafioso o del monopolio camorrista sul narcotraffico, perché poi quando li si va a guardare da vicino, questi poteri territoriali, e queste, dentro il loro rapporto intenso, quasi, anzi senza quasi, assolutamente nevrotico e ossessivo con questo settore dell'illegalità, mostrano, diciamo, questo mercato mostra tutta la propria complessità, che è fatta anche di legami, come dire, che esplode, anche perché risente di legami clanici aggregativi che uniscono un fattore di razionalità, di capacità imprenditoriale, altissimo, diciamo, molto forte, con componenti proprio di irrazionalità, di ansia di crescita, anche ossessive, che fanno in qualche modo esplodere gli equilibri. Io mi fermo qua, appunto, anche senza una conclusione, ma sperando di avere sollecitato qualche interesse, Come qualche domanda. bravissima la lettura.